Ciao a tutti ed eccoci qua. Oggi siamo al lago di Garda. Cambia il lago, ma non cambiano i protagonisti. Siamo sempre in compagnia del mitico Paolone. Ciao a tutti ragazzi. E qui nell'ombra c'è sempre l'uomo misterioso, il collezionista di mostri, il mitico Adel, che è già diventato una star di Telegram e di YouTube. E oggi con Paolone vogliamo fare un video un po' insolito per quanto riguarda il mio canale. Si tratterà di un video unboxing, un unboxing dedicato ad un brand che io generalmente non tratto e sul quale sono anche particolarmente ignorante, ammetto questo. Stiamo parlando di Seiko. Lascio la parola al nostro Paolo, che ci racconterà un po' questa sua scelta. Allora, ciao a tutti ragazzi, quello che vi vado a far presentare oggi è il nuovo Seiko, il nuovo, diciamo, il New Villiard, il nuovo Apocalypse Now, che abbiamo appena preso, circa quanto, un'oretta fa. Eccolo qui, qua c'è la sua scatola, bianca. Ovviamente ci hanno regalato anche una borsina Save the Nature, salvare la natura, che è molto importante. Questo è il Seiko che adesso andiamo ad aprire, proprio non l'abbiamo mai aperto. Vediamo un po' se c'è innanzitutto l'orologio. Solito corredo Seiko, quello per tutti i Seiko 5, Seiko 9, 19, 29. Molto minimalista, proprio in tipico stile Seiko. Qua abbiamo il libretto con dentro la garanzia. La card. Qua abbiamo... Timbrata? Sì, timbrata. Bene. Fondamentale. Qua abbiamo un altro libretto sempre Seiko che tanto non guarda nessuno, neanche io. Perfetto, quindi poi cestiniamo direttamente il tutto. Qua abbiamo invece il biglietto da visita della gioielleria da cui l'abbiamo comprato qui a Desenzano, che è la DNC Gioielli, ragazzi bravissimi, con un allestimento di Seiko veramente vasto e anche altri orologi, che ci ha permesso di scegliere in tutta tranquillità perché avevamo davanti tutti i modelli che Seiko fa. Infatti un'ampia gamma così io non l'ho mai vista, forse alla Swatch, ai tempi d'oro mi ricordo appesi tutti i modelli come salami, appesi in vetrina. Qua invece ci sono tutti di salami, c'eravamo noi due, ma... Esatto, sì. Ed ecco e qua. Più lui. Io un salamone. Ecco qua. Ed qua. Ecco qua lo splendore. Andiamo a tirare fuori la bestia. Quindi scatola contro scatola, carta velina. Attenzione. Ed tac. Eccolo qua. E l'orologio c'è. Sì. Si sono ricordati di metterlo. La scatola sa di Cina al giusto, eh. Sì, direi che ci siamo. Anche gli odori, perché io voglio portarvi tutto in casa. Anche le sensazioni che il video non vi può fornire. E qua c'è l'orologio, ancora come vedete pellicolato sul bracciale, sulla clasp, pellicolato dappertutto, cartellinato. Quindi questo è un full set a tutti gli effetti. Ah, più full di così. Oltretutto anche dalla Seiko arrivano già appunto gli orologi, eh. Ah, giusto. Giusto. Infatti perché... confermo, no, sono... Beh, i giapponesi sono precisi, eh. La data c'è, il 22. Mamma mia. Precisissimo. Questo è l'orologio. Io volevo più che altro spiegare, a parte il fatto delle specifiche tecniche che ormai tutti conoscono, sul calibro nuovo portato a 70 ore, sul vetro zaffiro, piuttosto che questo bracciale che è decisamente migliorato rispetto agli entry level, anche se penso sia quasi d'obbligo da sostituire con un waffle piuttosto che con un Tropic. E volevo parlare sul perché io ho scelto questo orologio e perché, anche se non sono un amante di Seiko, ho scelto un Seiko. Io ho voluto puntare su Seiko innanzitutto perché, essendo un appassionato di diver, un diver Seiko penso che sia obbligatorio da avere in collezione. Anche perché ne fanno 850 milioni di modelli, sì, diversi, e di quindi... conseguenza, diciamo, prima o poi uno che ti piace lo trovi. E ho aspettato di avere questo modello qui perché non ho fatto l'errore di acquistare magari modelli precedenti di cui non ero tanto convinto per poi andarli a rivendere, come spesso vedo che accade, e quindi ho deciso di aspettare, prendere questo modello qui come primo e ultimo Seiko della mia vita.
Quindi un psycho in collezione, un psycho ci vuole. È bene averlo, ma non farsi prendere troppo la mano magari e riempirsi di modelli, diciamo, di bassa o media gamma che poi alla fine finiranno nel cassetto. E quindi io ho preferito fare questa scelta qui ed è quello che vi dico anche a voi, quindi pensate, ragionateci, scegliete il Seiko che più fa per voi e non abbiate fretta, non incappate nell'errore di comprare per mania di comprare, per velocità e per fretta di avere l'orologio, quando poi magari vi pentite. E andare ad ingolfare il mercatino. Sì, infatti. Io ho fatto questa scelta da questi ragazzi che vi consiglio, l'orologio per me è perfetto perché ha un giusto heritage, ha un richiamo forte a Apocalypse Now, ha una forma particolare e quindi è anche un po' un orologio che in una collezione va fuori dal coro e secondo me ci sta a pennello. Dopo lì va anche a gusto vostro, a me piaceva questo, ho preso questo. Però abbiamo anche roba per stomaci più forti. Eh sì, no, intanto mi inserisco io prima di passare al nostro amico Adel che ha sempre qualcosa in serbo per voi. E anch'io ho un Seiko in collezione, da vintagista chiaramente non posso che avere un modello vintage. Nella fattispecie si tratta di questo Seiko King Quartz del 1976, con questo particolarissimo simbolo fallico ad ore 6 che era il logo della King Quartz, poi penso che sia stato censurato, comunque un modello che non credo sia mai apparso nel mercato europeo, probabilmente la buon costume nei sexy shop è apparso in svariati sexy intervenuta, shop è intervenuta mettendo il veto su questo modello. Chiaramente, oltre al logo fallico ad ore 6, abbiamo anche la presenza del datario in kanji, che tu mi dici essere fondamentale in un Seiko. Il datario in kanji è fondamentale perché c'è una leggenda metropolitana secondo la quale se non ha il datario in kanji... Un vale nullo! Sì, ha lo stesso valore del ferro. Ah, ok, qui abbiamo il datario in kanji e si salva. Io almeno il costo della pila riusciamo ad ammortizzare. Io l'ho preso senza datario, senza giorno, perché non avendolo ovviamente in kanji sapevo già che una volta preso potevo al limite tirarlo nel lago qua di dietro, ma finiva che lì. È anche torbido stasera, sì. Tempo da tregenda. Ed ora passiamo al nostro Adel che in tema di mostri ci farà vedere la sua concezione di Seiko. Ed ecco Adel che ci fa vedere l'unboxing. Ed ecco gli alieni apparire dinanzi a voi. Si tratta quindi della reedition, correggimi se sbaglio, del modello Alien. Del film di Alien. Del film di Alien. Ultra full set, anche col cartellino in yen. Col cartellino yen giapponese. Fantastico, direttamente quindi dal sollevante? No, l'ho comprato sul mercatino. E quindi che funzione ha? Accendi sigari, poi? Cronografo? Stop. Ok. Reset. E reset, insomma, e la fiamma da dove esce? Esce dal culo. Ah, ok. Quindi... TV di nero? Designed by Giugiaro, leggo bene, sì, ma va, e che splendore, e quindi nella tua collezione... Nelle foto pensavo fosse addirittura in plastica, poi mi ha sorpreso il fatto che fosse in metallo, poi. Ma la plastica brucia, quando accendi la sigaretta. Ah, giustamente, no, molto molto interessante. Adesso mettiamo un attimino alla prova la funzione accendi sigari. È finito il gas. Ah, si è scaricato, peccato. No, l'ho preso semplicemente perché c'era il prezzo. Semplicemente perché c'era il prezzo? Sì, esteticamente mi piaceva sicuramente, un orologio particolare. E meno male che ti piaceva, perché sì, se devi comprare solo perché c'è il prezzo, no, assolutamente. Forse c'è qualcosa che non funziona. È la famosa voglia di comprare che diceva Paolo, praticamente la smania di comprare. Ma l'idea di collezione, dove la mettiamo l'idea di collezione? Adesso da poco questa parte è partita e mi sto sbarazzando di tutti gli orologi che ho comprato con la famosa smania di comprare. E dopo investi in mattoni? No, adesso sono svariati in lista, ma
soprattutto saranno live. E niente, quindi con questo è tutto. Spero che l'unboxing sia stato interessante. Spero che non facciate brutti incubi dopo la visione dell'alien del nostro amico Adel. Ricordiamo anche di comprare responsabilmente, quindi sì, non comprate quantità, rispettate, ma comprate qualità, l'ambiente, e comprate responsabilmente. Con questo è tutto, grazie e alla prossima puntata.